Carissimi utenti, buongiorno, siamo qui collegati da Roccarainola, siamo nella foresta regionale di Roccarainola, precisamente nel parco del Partenio. Roccarainola è l'unico comune della provincia di Napoli che fa parte del parco del Partenio, una grande soddisfazione per un evento interessante. L'evento appunto si chiama Vertical Race 2017, una gara di corsa in montagna in salita, sono oltre 4 km, vedete qui ci sono già gli iscritti, c'è tutto lo staff, come potete vedere dalle immagini che in questo momento stanno prendendo le iscrizioni, è davvero un successo. Ecco Presidente Felice Romano della Proloco, salve, ecco davvero un successo di questo evento, grossa partecipazione per chi ama la natura, vero? Sì, abbiamo 100 iscritti da tutti i paesi della regione Campania, alcuni da fuori, Frosinone, Lazio, Puglia, qualcuno mi sembra anche dalla Sardegna. Per noi è una grossa soddisfazione, è un modo per mettere in contatto diciamo, le persone con il territorio. Apriamo oggi la foresta demaniale grazie anche al contributo della regione che ci ha sponsorizzato l'evento, il comune di Roccarainola, quindi speriamo bene che, diciamo, è una giornata di sport e di divertimento e niente, è un modo per diciamo, far conoscere e valorizzare il nostro territorio. Ecco, giustamente Presidente, voi avete accettato questo momento organizzativo come Proloco, perché in genere voi organizzate eventi turistici, in quanto essendo anche una gara di sport, però rientra secondo lei in un argomento turistico, giusto? E la valorizzazione del nostro territorio passa attraverso, diciamo, il mix di sport, cultura, turismo, territorio. Quindi da un po' stiamo cercando insieme al comune, all'assessore della Proloco e alla regione di valorizzare il parco e un po' alla volta cerchiamo un po' di renderlo fruibile all'esterno. Ecco carissimi utenti, questo è lo staff, in questo momento si stanno effettuando le iscrizioni, ma non solo, vero? Come funziona Presidente al reparto iscrizioni? Allora adesso qui c'è il ritiro dei pettorali, quindi gli atleti praticamente ritirano il loro pettorale e in realtà si iniziano a preparare per il riscaldamento, perché vi ricordo è una vertical, sono 4 km 300 in un percorso in vertical, quindi andremo in un dislivello di 700 metri. Utenti, giù c'è Roccarainola, siamo proprio sulla salita che porta al monte, la cui cima si chiama appunto Veduta del Sindaco. Ecco, siamo con l'assessore Sirignano, assessore della Proloco, davvero una organizzazione impeccabile, ma comunque un evento che ci vuole qui a Roccarainola. Grazie, sicuramente ci vuole, un evento importante che ha organizzato la Proloco di Roccarainola, e per questo ringrazio il Presidente, tutto lo staff, il Consiglio di Amministrazione. Rientra praticamente in una serie di iniziative che il Comune, con l'aiuto della Proloco e anche delle altre associazioni presenti sul territorio, stanno mettendo in atto per valorizzare quello che è il nostro territorio e farlo conoscere al di là dei confini anche regionali. So che vi sono anche partecipanti di fuori regione. Il nostro è un territorio molto bello, siamo nel Parco del Partenio, abbiamo la foresta demaniale più grande della provincia di Napoli e di fronte c'è il Monte Fellino, dietro ci sta la foresta demaniale. Io colgo anche l'occasione per invitare tutti coloro che ci seguono praticamente a visitare la foresta demaniale con delle aree picnic nel giorno di Pasqua e Pasquetta, dove la foresta demaniale sarà aperta.
Diciamo che questa, vi dicevo, è una delle iniziative che noi stiamo mettendo in atto, perché il nostro obiettivo come amministrazione è quello di rivalutare il territorio, è quello di rendere fruibile la foresta demaniale, che purtroppo per problemi di carattere burocratico rimane aperta solo pochi giorni all'anno. Ci stiamo impegnando anche con la Prologo per ottenere un calendario annuale di apertura della foresta. Prego, buongiorno, salve. Ecco, come mai ha scelto questo oggi Roccarainola, questo trail interessante, vero? Sono appassionata di trail, quindi dove stanno i trail là mi avvio. Ecco tutto. Ha visto la vertical di oltre 4 km? No, non so ancora il percorso, hanno descritto, però sinceramente non... Bene, signora, lei invece, mi scusi, da dove viene? Da Castellammare di Stabia. Sono tesserato però per una società di scafati. Bene, in realtà davvero interessante. Lo conosco il territorio, sì, per altri motivi, veramente vale la pena comunque di venire ad apprezzare le nostre bellezze. Bene, abbiamo un'altra donna giovane, carissimi, salve, buongiorno, prego, abbiamo un'altra donna qui nelle immagini, buongiorno. Ho deciso, grazie ai miei amici che mi spronano sempre a fare queste gare, mi piace molto fare sport e penso sia una sfida molto interessante, è la prima volta che faccio questo tipo di gara. Bene, per lei invece davvero sarà interessante, vero? Abbiamo qui la natura che ci circonda. Sì, sì, il posto è bellissimo e quello ci ha spinto a partecipare. Bellissimo posto, bel percorso, ho visto le foto, le immagini, quindi ci divertiremo sicuramente. Con il sindaco De Simone, sindaco di Roccarainola, alle sue spalle la chiesa di Santa Lucia, al Vertical Race di Roccarainola. Ecco, sindaco, davvero un successo per questo evento, per la partecipazione qui alla gara del Partenio, qual è la sua opinione? È un successo anche perché qua siamo in uno dei posti più incantevoli della regione Campania, non a caso è la foresta demaniale di proprietà quindi della regione, e un ringraziamento anche chiaramente all'attuale amministrazione che ci ha consentito di poter usufruire di questi spazi bellissimi. Noi da diverso tempo stiamo cercando che possa essere fruita anche, non dico tutti i giorni, ma almeno le domeniche, auguriamoci di poterci un giorno riuscire. Complimenti alla Prologo chiaramente per la manifestazione e un in bocca al lupo ai ragazzi che nel frattempo stanno gareggiando. Ecco, rivalutazione del territorio anche attraverso le gare podistiche funziona secondo lei? Senz'altro, è un modo per far conoscere appunto la nostra Roccarainola e il nostro territorio. Approfitto per invitare, ecco, i suoi telespettatori ad un nostro evento che facciamo qui il 30 giugno, 1 luglio e 2 luglio, che è la Damigella del Re, e quindi accorrete a vedere le nostre bellezze, un patrimonio sicuramente ricco di cultura, di storia, di arte, periodo longobardo, romano, il Canat delle Fontanelle, il nostro castello medievale e quant'altro. Venite a Roccarainola. Un altro atleta dell'Atletica Nolana. Ecco, davvero un'esperienza diversa, vero? Sì, sì, una bella esperienza, un bel po' difficile, però si deve fare. Ecco, cosa si attende? Una bella giornata di sport e che tutto vada bene. La fila di atleti, carissimi utenti, che stanno qui. Sessa Antonietta 15. Ecco, avete visto come si conteggia? Sessa Antonietta numero 15. Ecco, salve, buongiorno, lei invece da dove viene? Cava dei Tirreni. Bene, ma ha scelto quest'oggi il Partenio perché? Per un'esperienza nuova. Per lei invece, mi scusi? Sempre un'esperienza nuova, veniamo da Caserta. Un'esperienza nuova. Ma è affascinante. Sì, sì, sì. Perfetto, lei invece, mi scusi? Io, San Sebastiano, a Vesuvio. Forse ne ha fatto già qualche trail sul Vesuvio? Molti, anche qua, veramente, con la bicicletta. Ah, quindi già ci ha provato. Com'è questa esperienza, secondo lei? A piedi non lo so, la mountain bike è bella dura qua. Quindi adesso ce la facciamo a piedi per la prima volta. Bene. Per lei invece, cosa ne pensa di questa nuova esperienza? Di questa salita? Speriamo bene, perché la vedo bella, bella dura. Sì, ce la mettiamo tutta comunque. Ci sono molti appassionati. Sì. Okay. Bene, lei invece da dove viene? Sono di Cimitile. Ciao. Però un evento ben organizzato. Sì, per adesso sì, lo vedo molto ben organizzato. Qui c'è il grande Antimo, un esperto, un veterano del trail. Ecco, per lei cosa la pensa di aver scelto questo posto per rivalutare comunque il territorio? Sì, 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 questo è un posto bellissimo da valutare, e comunque sono posti nascosti che nessuno conosce, però comunque è bene passarci sopra, per cui
sono posti belli, bellissimi. Abbiamo altra atleta. Qual è la sua opinione in merito a questa vertical? Ma per me è la prima edizione, è una prima edizione, per me è una prima volta proprio per un vertical. Sono qui giusto perché e quindi abitando vicino casa ho detto ci provo. Buongiorno, siamo qui collegati da Roccarainola, siamo qui con un altro atleta, come si può vedere le immagini dell'atletica Riardo ASD 2008 sotto c'è Roccarainola. Ecco, alla fine cosa ne pensa di questa vertical? Allora, già si vede una buona organizzazione, bellissimo posto, bellissimo paesaggio, panorama. È la prima volta che partecipo a questo trail. Ne ho fatti altri, però questo di Roccarainola è il primo, diciamo, è la prima volta al quale partecipo. Tutto, vedo tutto molto bello, insomma, un bel paesaggio. Allora, ho partecipato a quello di Gianola, quindi il Gianola Trail, poi quello di Verano e sì, erano abbastanza insomma complicati. Questo non saprei perché ovviamente, ripeto, è la prima volta che devo farlo. Siamo, secondo lei, in mezzo alla natura, dato che comunque Riardo anche lì è un po' alto, insomma, cosa ne pensa lei? Qual è la sua opinione? Vabbè, sì, stiamo nel verde, più verde di così, insomma, direi non si può. Quindi bellissimo paesaggio. Siamo con un'altra atleta proveniente da Pietramelara e della Running Vairano. Qui nelle immagini alle sue spalle c'è tutto il verde di Roccarainola, c'è anche il paesaggio, c'è anche la città come si può vedere dalle immagini. Ecco, alla fine lei partecipa con molta grinta, molta determinazione, è molto difficile fare questo vertical oggi. A me piace, ho anche vinto il trail a Formia, a Sant'Angelo in Formis, e quindi questo è un trail delle contrade, spero di fare anche qui un buon risultato. E quindi se mi piacciono molto questi trail parteciperò sempre a questi trail che sono molto belli, anche questo sicuro è molto bello, è un bel posto e mi piace tantissimo la salita. Salve, buongiorno, siamo qui con Gennaro Varrella, salve, buongiorno, partecipa in realtà qui a Roccarainola, qual è la tua opinione? Beh, bisogna ogni tanto, tra virgolette, distrarsi, guardare anche questi splendidi panorami, non solo diciamo fare gare su strada piatte e monotone, correre in mezzo ai palazzi, ma la natura ci ha insegnato a rilassarci e a godercela. Quindi, diciamo, quale occasione migliore quella di oggi per godere questo splendido panorama? Abbiamo già alla partenza una visuale eccezionale, poi gli amici della Prologo di Roccarainola stanno davvero lavorando da tantissimo e pubblicizzando l'evento, quindi oggi ne vedremo delle belle. Sicuramente ci sarà da faticare, tra virgolette, però correre in mezzo alla natura è tutta un'altra cosa. In bocca al lupo a tutti. Bene, grazie. Ecco, abbiamo un altro atleta, salve, buongiorno, lei invece da dove viene? Prego. È da Benevento, sempre in compagnia di... Ecco, dal Sannio, quindi ha scelto quest'oggi qui il Partenio, già lo conosce. Per provare una nuova esperienza, visto che comunque corriamo sempre su strada. Bene, invece lei, mi scusi, prego, salve. Lei è una nuova esperienza affascinante. Veramente, io sono un veterano del trail, vengo da Mercato San Severino, anche il Partenio abbiamo fatto varie volte le gare, soprattutto l'altro versante, questo versante qua non ci siamo mai stati, abbiamo fatto da Sant'Angelo a Scala, da Cervinara e adesso ci cimentiamo pure a Roccarainola, nella speranza che un domani il tutto venga sempre rinnovato. Altri atleti, salve, buongiorno, ecco, cosa ne pensate di questa manifestazione? È bellissima come manifestazione, aspettiamo soltanto i chilometri in salita per gustare tutto il panorama. Ecco, sarà davvero difficile, vero, riuscire a effettuare questa vertica? No, non è difficile, non si preoccupi, già l'abbiamo fatto altre volte. No. Verticale. E poi di trail siamo amanti dei trail, di tutto. Per lei invece? Speriamo di portarlo a termine, non conosciamo il tragitto, poi vediamo. Lei invece viene da? Macerata Campania, provincia di Caserta. Bene, bene. Quindi avete scelto quest'oggi qui Roccarainola proprio perché diciamo c'è la natura è piena. Io sono ospite, non sono un partecipante, comunque la zona è bella, per quelli che la faranno sicuramente sarà un piacere.
con Rocco Di Matteo della Napoli Run nelle immagini. Qui carissimi utenti si dovrebbe partire, c'è appunto la partenza, qui si entra nel parco del Partenio come si può vedere dalle immagini, abbiamo già fatto vedere la veduta del sindaco, ecco davvero dovete fare questo vertical importante secondo lei? Sì, è importante pure perché fa parte del circuito trail delle contrade, se non erro è la quarta o la quinta edizione, quindi per chi sta facendo il circuito è importante. È la prima volta che lo faccio, spero che non sia tanto duro e spero di chiuderlo la prima cosa. Ecco, giustamente c'è una differenza con le gare podistiche in città o di strada, in realtà qui si sta tentando di rivalutare il territorio ambientale, qui davvero una bella zona. Sì, qua siamo in mezzo al verde, si spera di rivalutare la nostra terra, la Campania Felix, come si possiamo dire, e speriamo che vada tutto bene. Con Raffaella Gemma della Podistica Marcianise nelle immagini, siamo sempre qui nel Parco del Partenio, ecco davvero lei ha la prima esperienza mi pare, giusto? Ecco, cosa si attende lei? Un percorso in mezzo alla natura, in cui si salirà tanto e sarà difficile anche correre. Si spera soltanto di giungere al traguardo. Ecco, a lei piace molto la natura, vero? Sì, mi piace la natura e la corsa, quindi questa è una perfetta combinazione. Per raggiungere appunto i 4 chilometri, anche oltre? In verità sono qui perché per festeggiare la Santa Pasqua con la famiglia, però approfitto per questa splendida gara. Ecco, vedete il percorso, carissimi utenti, il percorso sarà sempre così, vero? Lei che è, diciamo, esperto di queste cose. No, in verità tra un po' finisce anche questa parte in cemento e comincia tutto lo sterrato. Ho capito, quindi secondo lei lei ha corso anche in zona abbastanza complessa? Sì, sì, abbastanza. Corso in montagna, faccio qualche corso in montagna su in Piemonte e quindi questa dovrebbe essere più o meno simile. Ecco, l'idea della Prolocco di organizzare questa manifestazione è importantissima, giusto? Molto, molto. Promuovere il territorio è fondamentale. Porno, ecco, proveniente appunto da Marcianise, giusto? Ecco. Proveniente da Maddaloni, ecco, cosa pensate di questo evento? Ah, bello, bel evento, un tragitto, un percorso tecnico, speriamo che me la cavo. Lei invece? Questa è la prima volta che provo a fare questo trail, mi hanno parlato bellissimo, hanno detto che il percorso è stupendo, quindi vediamo. Per lei, mi scusi? Anche per me è la prima volta, abbiamo già partecipato a altri trail, speriamo che anche questo vada bene. Anche per me è la prima volta, spero che mi piace perché non sono adatta ai trail. Abbiamo atleti di Anima Trail, Cava di Tirreni, ecco, davvero qui siamo nel Parco del Partenio, c'è la natura. Secondo lei come sarà questo evento? Guardi, è la prima volta che lo faccio, però credo che sarà bellissimo perché la natura e il parco è spettacolare e penso proprio che verrà fuori una bella gara. Qui c'è lo stand della Prolocco. Vengono offerti i mandarini, carissimi utenti, mandarini, poi c'è il pane con l'olio, come si può vedere dalle immagini, poi praticamente la mela. Con Gennaro Varrella dinanzi alla chiesa di Santa Lucia qui a Roccarainola, come si può vedere dalle immagini. Ecco Gennaro, prima posizione per te, hanno detto gli atleti che davvero hai fatto una gara eccezionale, straordinaria, ma qual è l'emozione e la differenza rispetto alla gara su strada? Quale riscontro hai trovato? Quale emozione hai provato? Beh, devo dire che la gara su strada, come dicevo prima, in partenza è monotona, tranne qualche gara, diciamo, in qualche paesino particolare che ci offre qualche saliscendi, ma il resto, diciamo, la gara su strada non è che offre grandi emozioni. Questo vertical veramente è stato spettacolare, unico, corribile, per questo sono venuto, perché c'erano dei tratti molto, tra virgolette, morbidi, di uno spettacolo unico organizzato alla grande e poi devo dire davvero emozionante. Qualche tratto l'ho fatto anche camminando, però devo dire che è stato davvero faticoso ma bello. E poi, come si dice, vincere qualcosa di cui non fai parte, in un mondo che non fai parte, perché io sono nuovo a questo mondo, è davvero bello, perché la gara su strada comunque è ben diversa da questo stile di corsa. Ecco, Gennaro, ma alla fine, perché bisognava arrivare a 750 metri sul livello del mare, ma cosa hai trovato per strada? Beh, per strada c'erano dei sentieri spettacolari, poi erano ben segnalati, ogni tanto c'erano gli uomini dell'organizzazione
E poi nell'ultimo tratto davvero si sentivano le campane che ci diciamo annunciavano la zona di arrivo, e poi sopra c'era tutta la parte organizzativa, davvero bello lungo tutto il sentiero. Come dicevo prima, spettacolo unico, emozionante, ad ogni tornante cambiava un po' lo scenario, ma quello che offre la montagna, il trail, è ben diverso da quello della strada. Bene, ringraziamo il campione del Parco del Partenio oggi qui a Roccaraino con gli applausi da parte del pubblico, anche del presidente della Proloco, a Gennaro Varella, primo classificato della International Security Service. Grazie. Sta mangiando anche a pasta e fagioli. Com'è questa pasta? Buona, un po' fredda, ma buona, ma buona. Bene, per lei com'è questa pasta? A me tiepida. Ottimo, ottimo, ottimo. Com'è stata la gara, mi scusi? Era la prima, per me la prima in assoluto. Bellissima, bella esperienza. Da ripetere, sicuramente. Ah, dico, è stata faticosa? È un poco faticosa, sì. Però è affascinante. È un percorso nuovo, perché è abituato sulla strada, è un percorso diverso dalle percorso emozionante. Bello, diverso. La foresta di Roccaraino è stata una scoperta in positivo, perché il primo trail, come diceva il compagno di squadra, quindi alla fine è stata una buona esperienza, da ripetere sicuramente. Siamo con Giordano, Montevinetto Team Runners, in seconda posizione. Davvero è stato un percorso emozionante, vero? Il percorso, diciamo, è molto scorrevole, a confronto di altri vertical trail sono un po' più impegnativi, questo qua è molto corribile. Comunque il percorso in sé per sé era un bellissimo percorso, veramente nella natura, montagna pura. Cosa le ha colpito di più? Mi è colpita che ho visto oggi molte persone che di solito le vedevo prima, che io su strada ancora più le vedevo prima su strada, adesso sono ritornati a correre in montagna, e questo mi fa molto piacere, vedere tante persone a cimentarsi in questa nuova disciplina. Da ripetere questa esperienza? Certamente, questa è un'esperienza che noi la facciamo, io lo faccio da parecchio tempo, dagli altri spero che la faranno ancora di nuovo su questi percorsi qua. Grazie. Com'è stata questa esperienza Atletica Caivano? Una bellissima gara, organizzata bellissima, bene, senza nessun punto di criticità, un vertical race forse un poco meno duro di quello che in genere lo sono, però tutto sommato è stato gradito pure questo aspetto. Grazie. Siamo sempre con l'atleta proveniente dal Piemonte, Atletica Tranese, qui nelle immagini. Alla fine cosa le ha colpito di più? È sicuramente il percorso veramente spettacolare dall'inizio fino in cima. Angelino nelle immagini del gruppo podistico International Security Service, ecco, quarta posizione, si sente soddisfatto, ma davvero è stato un percorso emozionante, vero? Certo, correre su queste colline è bellissimo, infatti io abito qua vicino, come dicevo prima, e è stato stupendo. Non conoscevo questi percorsi perché di solito sono chiusi, è stato bellissimo, una grande esperienza e anche prima volta nel vertical. Carissimi utenti, siamo Correa, terzo classificato, ecco, quale emozione le ha provato? È stata una gara molto bella, impegnativa, e il percorso segnalato alla perfezione. Sì, mi sono divertito molto. Molto, ecco, cosa ha trovato lei in questo parco? Il bosco era bellissimo, il sentiero pure curato, e penso che anche in mountain bike deve essere molto divertente qui. Col tempo di 25:58, Gennarino Varrella! Atleta, speaker, consigliere regionale, multitasking. Quello, vabbè, abbiamo prodotto io il tuo frutticolo. Di là, Gennaro. Oggi pesa più la cassetta che tu oggi, Gennaro. Hai iniziato la grande. Un applauso, una foto con i due assessori e il sindaco per i primi tre. L'assessore allo sport e l'assessore alla cultura vicino al podio per la prima volta dal presidente Proloco Felice Romano. Prima classificata, ritorno al trail, ritorno alla vittoria, Teresa Galano. Bravissima. Grazie. Femminile il Partenio Vertical Trail 2017.
Un applauso a Viviana. Ora dobbiamo premiare la categoria femminile giovanile, dovrebbe essere 18-39 anni. Passa su un gradino più alto del podio, infatti Antonietta Peluso era arrivata seconda assoluta, quindi Pasqualina Capolongo, terza classificata, F35. Seconda classificata, Manuela Forgione. È prima classificata, la facciamo premiare la dottoressa Marinella Rega, a premiare la prima F35. Vai Antonella Palmieri, prima F35, forza. Un applauso ragazzi, siamo già calati, forza col campanaccio. Vittoria Giannotta, Vittoria Giannotta, terza classificata. Sul podio, la terza, la terza è il vino. Seconda classificata, Angela Rosiello. Il tesoriere della Proloca a premare, Pacifico Sirignano, la seconda, la prima, facciamo premare, la seconda, Angela Rosiello. Classificata. Classificata verrà Antonella D'Arienzo, la seconda classificata che è Carla Ferraro. Ma perché mi dimenticate sempre? La prima classificata verrà premiata da Mena Sirignano, sempre consigliere della Prologo, la prima classificata che è Marianna Ferraro. Abbiamo gli F50. Vabbè, è iniziato con 55. È prima classificata. Pina Rega a premiare, prima classificata Maria Esposito. Prima. Allora passiamo alla categoria maschili, premia in Marianna Iembicato Luigi Toscano, primo classificato Emilio Luce. Allora premiamo i 55. Bellissimo. Allora un attimo, invece della Prologo dobbiamo fare l'intervento. Siamo consapevoli della notizia che pare che ci sono stati tutti. Una volta lui arrivava prima. Noi la Luce, Carmine Luce sul podio per la premiazione. Luce, eccolo qua, primo classificato giovanili. Grazie a Carmine. Partiamo dal 60, terzo classificato. Secondo Raffaele Colantuono, primo Vincenzo Mataluna, M60.
Porteremo questo momento. Grazie al podio dei 60. Ora premiare dei 65. Grazie dal presidente della Proloco. Categoria 70, il presidente della Proloco a premiare. Il secondo classificato Ciro Farina e il primo classificato Luigi Allocca. I premi per i 70, primo e secondo solo, Tommaso, solo primo e secondo. Solo primo e secondo. Luigi Allocca e Ciro Farina, primi due. Presidente, a premiare. Bravi, complimenti. Un applauso agli amici della categoria 70. E grazie per la partecipazione. Arrivederci alla...